La presentación, pulse el botón Iniciar sí. emisión del panel de control de GoToWebinar para que los asistentes le oigan. El pronto. sistema le avisará cuando comience la emisión. Sí, pronto reiniciamos la nuestra y nuestro webinar, confirmate mi por favor que me esté sentiendo. Me he ha habido cualquier problema técnico, asistentes. Vediamo, pregunta se, se c'è qualche. Come a venire fuori qua? Sì, pronto, buongiorno. Eh, Luigi, mi, mi sente? Mi sta sentendo lei? Vedo che mi sta scrivendo a che ora comincia. Dovevamo cominciare alle dieci e mezza, però abbiamo avuto un piccolo problema tecnico con un microfono. Mi sentite adesso? La emissione sta cominciando tutti gli assistenti stanno in modo di solo ascolta. Sì, buongiorno, benvenuti a questo webinar consueto del lunedì. Confermatemi per favore prima di iniziare che mi state sentendo. Se non vi dispiace scrivetemi pure sulla chat che è tutto in ordine. Ok, perfetto. Luigi mi dice di sì, si sente, si vede. Benissimo. Oh. Dunque, dunque, innanzitutto vi chiedo scusa, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico con un microfono, cose che possono succedere anche nelle migliori televisioni, quindi vi chiedo scusa per questo. E possiamo iniziare il nostro consueto webinar Trade and Coffee del lunedì mattina. Benissimo, vedo che mi state rispondendo che è tutto in ordine, tutto ok, sono contento, almeno possiamo, possiamo iniziare con la nostra analisi. E niente, nel nostro webinar del lunedì sapete benissimo che eh, facciamo... E la chiusura della settimana precedente con l'apertura della prossima settimana con le varie opportunità che ci si presentano. E possiamo iniziare in questo momento dunque, prima di iniziare il nostro solito il nostro consueto eh, disclaimer e avviso su già di responsabilità nel webinar, qualunque parere, notizie, ricerca, analisi, prezzo o altro tipo di informazione forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono con finalità educative in, ambiende, in ambiente demo. X Trade Brokers non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno, compresi i mancati profitti che potrebbero sorgere o eh, dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Avvertenza di rischio: il tuo capitale è a rischio e le perdite possono eccedere il valore dei, dei depositi. E proprio su quest'ultimo avvertimento è una novità di XTB che metteremo, metteremo in, in, in opera nel, nel, nei prossimi giorni e che sarà la protezione del saldo negativo, eh, saremo tra i primi broker nel mondo a offrire questo tipo di servizio, onde per cui i vostri depositi e le vostre perdite non supereranno i vostri depositi nel caso di XTB. Ok, possiamo iniziare il nostro Trade Coffee, eh, chiusura della settimana scorsa due notizie importanti su due avvenimenti, eh, due, avvenimenti diciamo, due eventi eh, correlati che comunque sono stati eh, molto importanti della settimana scorsa. Eh, articoli che abbiamo pubblicato sul nostro portale di, di comunicazione tradebeat.it, dove eh, ci teniamo in contatto con i nostri, con i nostri trader. Un articolo che avevamo pubblicato eh, sul eh, su Wall Street, sui dati americani: come le borse americane avevano eh, sostenuto la settimana scorsa. E la propria economia. Quali sono stati i dati fondamentali? Potete vedere anche qua, eh, come vi dicevo, sul portale TradeBit, a cui vi invito anche a iscrivervi, okay? eh, per rimanere comunque sempre aggiornati sulle nostre ultime eh, pubblicazioni e notizie. Eh, vediamo notizie pubblicate e un'altra delle notizie sull'euro è troppo forte e sui tassi invariati, che è stata eh, diciamo, stampa. Eh, che ha tenuto Maria Draghi come sempre eh, come di consueto dopo eh, la riunione del, della BCE diciamo sono trapelate ben poche novità eh, sulla nostra piattaforma sulla X Station 5 ti, in questo momento si sta mh, piazzando si sta quotando nell'ordine di 1,20 245 dollari dopo aver avuto una leggera discesa come potete vedere questa e impennata in seguito e anche sostenuta dalla conferenza stampa dopodiché per riprendere dei valori leggermente inferiori ok perfetto, e vi ricordo sempre potete e anche comunque a Tradebit e pagina web e in apri conto reale o apri conto demo o se siete già trader clienti su login accederete direttamente settimana Oggi lunedì non abbiamo eh, dati rilevanti da tenere sott'occhio, domani martedì avremo l'inflazione in, eh, nel Regno Unito, i, le richieste di eh, nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti, un dato sempre molto importante per quanto riguarda eh, l'economia americana e non solo comunque. Mercoledì eh, saranno pubblicati i no farm payrolls, le buste paga non appartenenti al settore agricolo eh, del, della Gran Bretagna, sempre un dato del mercoledì, il dato di disoccupazione Gran Bretagna, l'indice dei prezzi di produzione americani e le scorte di petrolio, come consueto, il mercoledì pomeriggio verso le quattro e mezza. Gli asset da seguire questa settimana che stiamo comunque tenendo eh, sott'occhio sono il pound, la sterlina con il yen giapponese, il petrolio, tanto VTI, quindi il West Texas eh, quotato alla borsa americana come anche il Brent alla borsa londinese e un altro asset da tenere sempre sott'occhio questa settimana sarà l'euro e il pound. Eh, la sterlina, quindi. La sterlina sarà il protagonista, è okay? un po' eh, il prodotto da tenere sott'occhio per, per poter tenere comunque, eh, attive le nostre opportunità di investimento, ovviamente eh, sia mercoledì che giovedì si prospetta una giornata eh, abbastanza volatile, onde per cui le solite raccomandazioni ehm, cercheremo di agire sempre con una buona gestione del rischio, con una buona gestione. E money management, quindi una buona gestione dei nostri, dei nostri investimenti, e occhio, occhio ecco, a tenere sempre ehm, programmati e previsti anche i nostri stop loss ed eventualmente anche take profit, ehm, cerchiamo comunque di agire sempre tenendo in conto che effettivamente l'alta volatilità può anche eh, causare oltre una buona opportunità di investimento anche delle perdite se queste non sono tenute comunque sempre sotto controllo. Okay? Se c'è se qualche domanda da parte vostra, intanto che parlo, potete scrivermi, io le vedo. Eh, intanto che sto parlando con voi, quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista. Ok? Benissimo. Come vi dicevo, quindi giovedì avremo altri dati nel nostro calendario economico da tenere sott'occhio: i dati sull'occupazione in Australia, che continua a essere, se come sempre, una delle principali economie da, da, da tenere sempre sotto analisi la produzione industriale in Cina, i tassi eh, di interesse eh, pubblicati dalla Svizzera, gli stessi tassi di interesse pubblicati anche dalla Gran Bretagna e l'inflazione americana, mentre venerdì avremo il dato sulle vendite al dettaglio sempre dell'economia inglese. Perfetto, come di consueto andiamo a vedere l'analisi della volatilità tenendo sempre sotto controllo il dollaro. Quindi analizziamo come di consueto l'analisi della volatilità giornaliera, quindi per giorno eh, approssimativamente dell'ultimo mese, una volatilità oraria, e inoltre, eh, come sempre, anche una volatilità giornaliera per giorno feriale, quindi dal lunedì al venerdì. Come potete vincere e dedurre anche dai grafici, eh, la volatilità per giorno dal 14 agosto in cui iniziamo la nostra serie sino ad arrivare più o meno ad oggi, eh, le, le, i, i periodi vacanzieri coincidono anche spesso con la volatilità dell'asset come possiamo vedere intorno a metà luglio e anche attorno al 23-24 agosto, scusate non, non luglio ma bensì agosto, e la volatilità in seguito vediamo che inizia a riprendere un po' la sua, eh, il suo cammino, il suo sentiero economico e si riprende già a inizio settembre con eh, la ripresa di tutte le attività economiche, onde per cui la volatilità in, in questi giorni è mh, abbastanza alta. E rispetto alle ore, eh, vi ricordo che stiamo sempre tenendo sott'occhio l'asset euro-dollaro, la volatilità oraria. Eh, vediamo che eh, abbiamo dei picchi di volatilità tra mezzogiorno e le 2, con una leggera discesa verso l'una, però sono le ore in cui abbiamo una volatilità più elevata. Okay? Questi orari ovviamente corrispondono con i nostri eh, orari europei, e dalle 8 di mattina, ovviamente ora di apertura, fino eh, verso le eh, 15-16, in cui si rallenta un po' eh, l'attività di scambio. Okay? quindi di conseguenza anche la volatilità per quanto riguarda il giorno feriale lunedì una giornata un po più calma per per sempre per quanto riguarda la volatilità per riprendere comunque la sua corsa martedì e mercoledì e terminare giovedì in particolar modo il giorno con la volatilità più alta e oggi abbiamo il anzi no, oggi no scusate questa settimana giovedì per essere esatti abbiamo il rilascio degli utili eh, di due eh, asset in particolare, di due titoli, Next eh, che ci viene dal mercato americano, da UK e eh, Oracle, come ben conoscerete una delle aziende tecnologiche più importanti del mondo, eh, avrà il suo rilascio di utili comunque anche quest'oggi, quindi anche questi sono due asset da tenere sempre sotto la lente di ingrandimento. Eh, io direi che eh, le notizie di questa settimana per quanto riguarda il trading coffee di oggi non abbiamo grandi cose da poter aggiungere, la settimana scorsa è stata molto eh, attiva anche come prima settimana di settembre con eh, una tradizionale ripresa dell'attività economica, questa settimana leggermente meno, le notizie eh, di carattere comunque economico per quanto riguarda anche il calendario economico. Potete trovarle anche eh, su, sia sulla pagina di investing.com, un nostro eh, gran collaboratore di XTB, come anche eh, sul nostro portale, come vi dicevo, su eh, tradebit.it. Per quanto riguarda le notizie, sempre dalla piattaforma eh, potete accedere direttamente anche a eh, Tradebit cliccando nel riquadro dei grafici su News. E da qua vedete che possiamo selezionare sia TradeBit Italia che tutte le eh, notizie pubblicate direttamente sul nostro portale. Tre idee di trading, come di consueto, diamo tre spunti dai quali i nostri trader possono comunque eh, trarre un'idea e mh, mh, eventualmente anche eh, potersi confrontare eh, con noi. Per quanto riguarda, in ogni caso, comunque, anche eventuali dubbi che possiate avere nel corso del, del vostro eh, trade day e anche altri dati di contatto che vogliate comunque eh, contattare con noi per avere anche le slide della presentazione di oggi o anche, alcuna, anche analisi tecniche eh, che abbiate comunque necessità per i vostri investimenti, e vi potete comunque collocare qua nella nostra slide e avere i nostri numeri di contatto. Quindi il numero di telefono 0289982442, l'email generica sales.xtv eh, e xtb.it, sul quale noi saremo ben lieti di rispondere a tutti i vostri dubbi. Mi dice Lorenzo Donati, il DAX mi sta scrivendo in questo momento, il DAX sembra aver rotto una resistenza importante, sembra uscito dalla congestione daily, andiamo un attimo a dare un'occhiata proprio in diretta su questo, eh, questo asse che in H1 allontanandoci leggermente. Effettivamente Lorenzo, effettivamente, come possiamo anche vedere e vincere direttamente dal, dal grafico, eh, pare proprio, che possiamo anche vederlo dal grafico eh, tranquillamente: a ma, eh, maggio il dato di quest'oggi è abbastanza eh, indicativo da questo punto di vista. Quindi, eh, Lorenzo, mi sembra anche a me, sono d'accordo con te che il DAX in questo momento sia in una fase di eh, uscita dalla resistenza e anche ovviamente di uscita dalla congestione eh, daily, come vediamo in tutto questo periodo aveva avuto una congestione abbastanza importante. Perfetto, se ci sono altri dubbi, quindi ehm, vi invito sempre a scriverci e mettervi in contatto con noi. Vi ricordo una volta ancora Andrea Di Marco e il sottoscritto Giacomo Buzzoni, analista e account manager di XTB, il nostro numero di telefono 028982442 e eh, la mail sales-xtb.it, nel caso che vogliate crearvi un conto demo direttamente dalla nostra home page. In alto avete la possibilità di creare tanto conto demo come conto reale sulle due piattaforme disponibili, XStation 5 e eh, MetaTrader 4. Se non ci sono altre domande, eh, se avete qualche altro dubbio comunque da, da, eh, da dirci, da chiederci, vi invito a scriverci adesso. Se no, eh, nel caso comunque dovreste averlo in un secondo momento, scriveteci pure nel momento in cui vogliate. Per quanto riguarda l'ultima nota sulle due eh, azioni, sui due titoli con il rilascio di utili previsto per giovedì, stiamo valutando eh, dal nostro Dipartimento di Analisi se inserirlo nel nostro portafoglio azionario che mh, abbiamo già analizzato questa mattina supera il 3% di, eh, di crescita, quindi comunque anche eh, un'analisi abbastanza effettiva ed efficace. Credo che non ci siano altri dubbi. E qualsiasi cosa siamo a vostra disposizione, vi auguro una buona giornata di investimento e buon trade a tutti. Arrivederci.